Amici e amiche di Pittacon, un like a voi. Vi è piaciuto questo mio nuovo modo di salutare? Like, perché siamo tutti grandemente social. Questa volta abbiamo preso a esempio una stampa di un nostro cliente siciliano della provincia di Messina. Si tratta del Tondodoni di Michelangelo, e quando abbiamo detto Michelangelo abbiamo detto tutto. Stiamo parlando di uno dei tre più grandi artisti del Rinascimento italiano, una superstar. Il Tondodoni fu commissionato, guarda caso, da un bancario, un banchiere per l'esattezza, che si chiamava Agnolo Doni. Agnolo Doni commissionò a Michelangelo questo quadro in occasione delle sue nozze con Benedetta Strozzi, e su questo c'è un curioso aneddoto che ha il suo significato. Michelangelo finisce il Tondodoni e lo fa consegnare dal suo garzone al signor Doni, appunto. Il signor Doni, che pur essendo proprietario di banca e attento alle sue finanze, che cosa fa? Tratta sul prezzo, chiede lo sconto, no? Che è un vizio un po' italiano, e dice: invece di 70 ducati, che era il prezzo pattuito, gliene vuole dare 40. Il garzone lo riferisce a Michelangelo, che per tutta risposta non gli consegna il quadro. A questo punto il signor Agnolo, non vedendo tornare indietro il quadro, dice: beh, me lo portate o no sto quadro? E Michelangelo risponde: sì, ma adesso il quadro costa 140 ducati. A questo punto il signor Agnolo Doni, capita l'antifona, preferì darne 140 in modo che non aumentasse più il prezzo. Ma questo tipo di discorso dimostra come Michelangelo fu uno dei primi pittori a chiedere rispetto per il suo lavoro. Bisogna pensare che allora il pittore non era celebrato come dopo avverrà dall'Ottocento in poi, ma erano delle botteghe, e quindi i grandi signori, i committenti, così come li chiamavano, si prendevano un po' delle confidenze, trattavano i pittori come Michelangelo alla stregua di un bottegaio, di un calzolaio, con tutto il rispetto per le altre professioni. Detto questo, la stampa ha anche altre caratteristiche, di cui parleremo magari in altra occasione. È venuta benissimo, gli abbiamo dato dopo la stampa le nostre vernici d'accademia, e anche qua vi devo raccontare che dare la vernice protettiva non è da tutti, perché bisogna saperla dare, ma noi abbiamo una persona molto brava in questo. Cosa faremo? La numeriamo, perché tutte le nostre stampe sono numerate, le timbriamo e poi io le firmo come impegno e garanzia di un'alta qualità delle stampe. A questo punto non mi rimane che invitarvi a condividere, visto facendo il discorso social di prima, questo filmato se vi è piaciuto, e darvi appuntamento alla prossima stampa Pittacon, che magari è la vostra.